le voglio di chiacchierare di notte. E quello è il momento. Ho visto che era arrivata in Dora, non lo sapevo. Non pensavo di essere così aggressiva. Allora, Giuseppe, Pina e Gioacchino, ti potevi chiamare pure tu, che ne so, Giuseppe pure era. Vabbè, io mi chiamo Teresa, lo sapete tutti? C'è sempre, sempre, c'è sempre un maschio che non lo sa, che è stato costretto dalla moglie a venire. Andiamola a vedere. Quella di Zeli, ma qual è? La siciliana! Ma quale? Quella... Ah! Perché gli uomini sono attenti ai particolari, capito? Allora, mi chiamo Teresa. Con mia nonna, che si chiama Teresa, come me. Ho 22 cugini. Cosa ci ridete qua? Io capisco che ridono a Milano. A Milano ogni volta che dico che ho 22 cugini milanesi... di milanese, non è una battuta, cioè io ho 22 cugini, voi ridevate perché sono pochi 22 cugini, milanese invece il cugino non ce l'ha come parente, proprio non gli appartiene, no? Se tu gli dici ma c'hai cugini, ne ho uno, come si chiama? Mi chiedi troppo, cioè proprio loro non hanno rapporto. Invece negli uomini l'eccesso di testosterone rallenta i rapporti neuronali tra la parte destra e la parte sinistra del cervello. Praticamente a voi uomini è il testosterone che vi fa. Considerate che il testosterone è un ormone prodotto dai testicoli. I vostri ragionamenti partono dalla zona sbagliata. Allora, il cervello di un uomo amplifica e ingigantisce fatti e dati, quello di una donna amplifica i sentimenti. Se tu parli con una coppia che sta insieme da un anno, vai da lui e dici, ma allora come va? Com'è che fate? In un anno avremmo fatto l'amore 500-600 volte. Vai da lei, stessa coppia, vai da lei e dici, allora come va? Sono innamoratissima, anche se non scopriamo mai. Il cervello di un uomo in un giorno riesce ad elaborare 4.000 parole, quello della donna 8.000, il doppio. A metà giornata loro sono così. Perché non parli? Perché non parli? Non rispondi? E non rispondi, non rispondi, non rispondi? Ma questo silenzio lo pagherai. Ma meschini, non lo fanno per male. Le hanno finite. Non è cattiveria. Non vi dovete accanire. Cioè, quelli più espansivi si conservano tre parole per la conversazione della notte, per dirti dov'è il telecomando. Basti. Gli uomini pensano sempre al sesso. Pensano. No, perché siccome allora gli sembra che avendolo pensato, l'hanno già fatto. È diverso, eh? È diverso. Pensano, è stata fatta un'indagine sul sesso in Europa, ragazzi. Una debacle. Siamo scarsissimi. Siamo i sesti in classifica in Europa. Altro che Latin Lover italiani, sesti in classifica in Europa, facciamo l'amore soltanto una volta e mezza alla settimana. Io la signora magari. Una volta e mezza che è poco, giusto? Una volta e mezza, ma poi quella mezza, ma che cosa succede? Che uno stava facendo l'amore, in televisione comincia porta a porta e lascia tutto all'ombra. Era tale il coinvolgimento che proprio si diceva meglio Bruno Vespa, guarda, cioè. Siamo i sesti in classifica in Europa, veramente, cioè prima di noi c'è pure Città del Vaticano. Ci dobbiamo dare da fare, ragazzi, perché sennò qua siamo messi male. Ma ci sono bambini stasera? Invece ci sono delle posizioni che non vengono minimamente considerate, tipo la cavalcata normanna, che parlano un'opera lirica, no? Dice amore, facciamo la cavalcata normanna. Io, tu e 32 orchestrali.
cioè già più movimentata, capito? A parte che non so se sapete, ma per il Kama Sutra le posizioni sono addirittura 64. Voi quanto ne sapete? Ma io se arrivo a 3 proprio devo fare uno sforzo, ma facciamo 4, ma proprio uno sforzo, che poi alla fine, oh, le posizioni sono 64, ma secondo me la posizione è sempre la stessa, cambia la pettinatura, perché ma che cosa devi fare? Vedi queste immagini di queste donne nel camasutra con questi piedini così, che dici, già è difficile mantenere l'equilibrio, no? Dopodiché, che dobbiamo fare? È tipo libro di ricette, ci sono 100 ricette, ma alla fine sempre passa tu può fare. Intanto, allora, da questa indagine viene fuori che una donna su 3 finge l'orgasmo. Maria, ma di chi sta parlando? E il partner non se ne accorge. Ma perché siamo diventate bravissime. Urla, ancheggiamenti, strappatine di capelli, marmellata di prugne. Che dico, ma per quale motivo? Ma l'obiettivo qual è? Vincere l'Oscar? Secondo me dobbiamo cambiare atteggiamento. Cioè, secondo me, lo dobbiamo fare capire, anziché fare... Ah, ah, sì, dobbiamo fare. Ah, ah, no. Ieri dobbiamo dire, magari utilizzando il linguaggio sportivo, che così gli uomini si interessano all'argomento e ci seguono nella conversazione. Perché sennò non ci cagano, capito? Amore, time out. Qua lo schema è da rivedere. In questi casi io sarei anche per la moviola in campo. Vieni, 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 non faccio niente, vieni. Vieni che non ti faccio niente. Marco, ma che cosa stavi facendo? L'azione è debole. Sei poco incisivo. Ma lascia stare le facce laterali. E concentrati sull'area piccola. Fai pressing. Vai! Ma io te lo dico, tu fai troppo gioco senza palla. Ti stanchi e non rendi! E se non rendi, io che sono il mister, cosa faccio? Ti sostituisco, per forza! Se si butta nel traffico nella sua macchina trasformata in centro estetico e litiga col vigile. Lei adesso mi deve fare vedere qual è l'articolo del codice secondo cui è vietato farsi la ceretta mentre si guida. Va al lavoro, esce dal lavoro e va al corso di decoupage. Torna a casa e cerca sul dizionario la parola decoupage. Ma io oggi, ma che cazzo ho fatto questo giorno? Non l'ho capito. Mette le tue bambini, prepara la cena, va dal marito e dice, amore, andiamo di là a farci le coccole. E lui che cosa ha il coraggio di rispondere? Sono stanco, pure a voi, stanco, e non è che ti ho chiesto di fare un trasloco, solo un muscolo devi muovere, uno solo, quello del dito che spegne la luce, quello là. Allora, siamo diversi, al mare gli uomini guardano le donne guardano le donne, alle 5, cosa fate voi? Io lavoro nel settore urbano. Lavoro alla nettezza urbana, ok, bravo, grazie, perché veramente i lavori notturni sono faticosi. Poi a qua c'è Falù? No, a Palermo. Ma perché sennò ti facevo cambiare il turno dal sindaco. No. Vabbè, è di Palermo, non lo conosco, Luca. Va bene. Vabbè, facciamo una media, ragazzi, da domani tu ti svegli alle 7 perché alle 5 in effetti ti rovini. No, sono in ferie. Ah, sei in ferie però, allora domani dormi, ma... Allora facciamo una media, giornata tipo dell'uomo, giornata del tipo della donna, sveglia ore 7, ok? Allora, giornata tipo dell'uomo, sveglia ore 7, si prepara per andare al lavoro, torna a casa e si lamenta del lavoro. È finita la giornata. Mangiano! Improvvisamente mangiano, improvvisamente gli si capa un petito e mangiano. Da noi senza fare le improvvisate, da loro no, da noi che bello è. Arriva, signora Fine, se arriva qualcuno a casa tua mentre state mangiando, che fa? Entra, no? Entra, che ci vuole? Entrate, Maria, stavate mangiando?
No, allora non entriamo. Ma che ci vuole entrare? Mangiate con. No, no, ti voglio dire una fesseria. Torna domani, torna domani, torna. Ma figurati, entra. No, vabbè, ma entra, entra tre ore, entra. Che ci vuole? Apparecchiamo e sparecchiamo. Sposta il divano, leva sti mobili, vai a prendere il prolungo dalla tavola in cantina. Te le fai prestare tre sedie dalla zia.